Penso che quello che sta prendendo piede, al di là dei dibattiti più o meno anche livorosi che avvengono nei nostri tempi, è l'idea che in qualche modo ci sia un libero commercio di tutto ormai, e in qualche modo il figlio, anziché essere l'esito di un amore, di un incontro, di una storia, sia una merce desiderabile e programmabile alla carte, no? Se ci pensate, oggi va di moda dire ho il desiderio di avere un figlio e se non posso averlo per ragioni X, Y, Z, devo comunque poterlo desiderandolo avere tramite l'utero in affitto, tramite affidamenti e tramite quant'altro. Ora, io non entro nello specifico, ma noto che questa figura del desiderio di un figlio è problematica perché il figlio non è qualcosa che si desidera come posso desiderare la nuova merce, ripeto, è il frutto di un incontro e di una storia. A questo riguardo, rispondo salomonicamente alla tua domanda, ma testualmente, perché cito l'apologo di Re Salomone nella Bibbia. Quando da Re Salomone giunsero due donne rivendicando egualmente la maternità del bimbo che esibivano, Re Salomone, come fece a capire quale delle due fosse la vera madre? Disse: non sapendo quale delle due sia la madre, taglierò il bambino in due parti uguali e ne darò una metà a ciascuna. Lì si capì qual era la vera madre. Qual era? Quella che disse: no, consegnalo pure integro all'altra, l'importante è che viva. Perché l'amore è il desiderio che l'altro sia. Agostino d'Ippona, nelle Confessioni, diceva che volo ut sis, voglio che tu sia, è la formula dell'amore. Quindi l'amore è il contrario dell'egoismo, del desiderio di avere qualcosa, no? Quindi questa è la differenza tra l'amore che una madre ha per il figlio e invece il desiderio capriccioso che l'altra può avere per avere a ogni costo qualcosa. Ecco, risponderei così alla tua domanda, un po' salomonicamente, ma spero.